Lei ha passato diversi mesi qua in Italia con queste funzioni di antiterrorismo e di lotta alla guerriglia. Poi, dopo una serie di attentati che sono stati fatti contro i tedeschi, è arrivato l'attentato di Via Rasella. Cosa è successo a Via Rasella? Buona via la sala, questo è stato noto che i GAP comunisti italiani hanno fatto un attentato contro una compagnia della polizia tedesca, tutti uomini dell'Alto Adige, vuol dire cittadini italiani. E questo attentato fu fatto sapendo loro che dopo l'attentato viene la rappresaglia. Perché Kesselring, quando ha preso il suo comando qui in Italia, Kesselring, ha messo sotto le mura un avviso che qualunque attentato contro i tedeschi viene una rappresaglia. Allora, questo era ben saputo. E loro hanno fatto questo proprio a proposito. In che senso? E perché pensavano che una rappresaglia nostra può avere una rivoluzione della popolazione, Cioè che non è che avvenuto. però che una rappresaglia creasse odio contro i Ecco, tedeschi. sì. Lei come ha vissuto questa esperienza dell'esecuzione, signor Prilke? Come tutti noi, per noi era terribile una cosa, fare una cosa così. C'erano altri che erano già, il capitano Schütz che è stato eletto da Kappler come organizzatore della rappresaglia, lui è stato già più in la guerra, diciamo, ha fatto la guerra nel fronte contro i russi o così. Allora lui era già più abituato alla morte e alle rappresaglie. Per noi, come io, come il mio camerata Schütz, Köhler e altri, era una cosa terribile. Però non era possibile rifiutarsi. Naturalmente non era possibile. Abbiamo il Schütz, prima di cominciare la rappresaglia, ha detto a tutti che questo è un ordine di Hitler e dobbiamo decidere chi non vuole fare. È meglio che mettersi con le altre vittime, sarà anche lui fucilato.